E siamo tornati con un luminare, diciamo, della gastronomia mondiale. Lui è docente di storia del cibo e storia dell'integrazione europea all'Università di Parma. Era già venuto a parlarci, peraltro, qualche puntata fa, proprio sulle mense scolastiche in giro per il mondo. Bentornato ad Alberto Grandi. Grazie, grazie. Allora, Alberto, prof, il prof Grandi, sì, come lo conoscono i suoi studenti, è tornato per parlarci di un libro che, insomma, come avevo detto all'inizio, provocherà non qualche mal di pancia a casa, cioè La cucina italiana non esiste. Il sottotitolo è Bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici. Edito Mondadori. E allora io prima ho fatto la provocazione, ma adesso capiremo cos'è. No, perché adesso, cioè, tutti si ricorderanno del tomo che abbiamo tutti nella mensola in cucina, che per la cucina italiana dell'Artusi, no? Scritto della fine del 1800. Come lo mettiamo? La mettiamo, il libro dell'Artusi è effettivamente uno spartiacque nella storia della cucina italiana, e questo io non lo metto in discussione. Pellegrino Artusi è un grandissimo personaggio, è il nonno della cucina italiana. Il suo libro, la prima edizione del 1891, l'ultima del 1911, e lui raccoglie e in qualche modo registra i cambiamenti in atto nella società italiana. Il suo libro è molto sbilanciato, però, perché poi dopo bisogna entrare un po' nei dettagli, nel senso che da Roma in su ci sono un po' di ricette, ad esempio da Roma in giù non c'è quasi niente. Ad esempio, sta dicendo tutto il prof, eh? Io mi dissocio preventivamente da qualsiasi offesa che voi a casa possiate ricevere. Però una cosa curiosa la si può dire: lui dà la ricetta della pizza napoletana, sì, ed è un dolce, è pasta frolla con la crema in mezzo. Ah. Questa è la pizza napoletana di Pellegrino Artusi. Vabbè, nel frattempo è passato due secoli, sono cambiate un po' di cose. Allora, ho aperto la puntata dicendo che la cosa più provocatoria che tu, professore, dici è che la cucina italiana in realtà è americana. Sì. Come la mettiamo? La mettiamo che, appunto, mentre Pellegrino Artusi scriveva il suo manuale La scienza in cucina e l'arte, sì, di mangiare bene, 20 milioni di italiani se ne vanno tra Nord America e Sud America. E se ne vanno perché hanno fame. Certo. E quindi molti prodotti che noi oggi diamo per scontati nella nostra cucina, penso alla salsa di pomodoro, che conoscevano gli italiani ovviamente anche prima di partire, ma era un prodotto molto scarso, innanzitutto, scarso sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo, e che si consumava al massimo un mese all'anno perché non c'erano sistemi di conservazione. E invece in America, dopo la guerra di secessione, è già industrializzata, quindi gli italiani scoprono, o quantomeno utilizzano a quel punto a man bassa, la salsa di pomodoro, e diventa uno degli ingredienti chiave della cucina italiana, prima in America e poi in Italia. Perché io molti su questa tornano. Cosa ho quasi litigato in redazione. Non ci volevo credere. Eppure, guarda che... Cioè, la pomarola, la cosa... Il pomodoro lo conosciamo, ma il pomodoro, fra l'altro, è doppiamente americano, perché il pomodoro ci arriva dall'America. Sì, vabbè, però Colombo... Cioè, ne abbiamo parlato indietro, l'altra volta. Cioè, dal Colombo certo, alla mia trisnonna, che magari... No, la mia magari no, dalla, però, insomma, di un italiano che fa la pomarola... Però, guarda... No, nel senso... Avete sbagliato tutti. E poi, per non parlare della pasta. Guarda, se vuoi ti sconvolgo con la pasta. Prof, sconvolgimi. Nel senso, la pasta a Napoli era già nota, tanto è vero che i napoletani li vengono chiamati da tutti mangia maccheroni, però il resto degli italiani... Mi dissocio ovviamente da qualsiasi cosa, lo sta dicendo il prof. Però in realtà il resto degli italiani fondamentalmente non la conoscono la pasta, un po' forse in Sicilia, perché la pasta arriva dalla Sicilia, sono gli arabi che ce la portano, ma gli altri italiani non la conoscono. Gli italiani conoscono la pasta ancora una volta in America. Sì, infatti stiamo vedendo intanto miserie e nobiltà con Totò. Esatto. Stiamo vedendo delle scene meravigliose. Che si mangia con le mani, con le mani, rigorosamente con le mani. Ecco. Cioè, quindi la pasta arriva dall'America. La pasta parte da Napoli. Mi arriva con gli emigranti italiani negli Stati Uniti e mi ritorna di rimbalzo. E a quel punto, dopo la Prima Guerra Mondiale, gli italiani non possono più farne a meno. Impazzisco, ma tutti gli italiani non possono più. Però, prof, questa mi sembra un po' adesso. Stiamo lanciando una bomba. Cioè. La carbonara. Oddio, no, sulla carbonara no. No, capito, abbiamo litigato. La carbonara è una pasta americana. La carbonara romani.
Romani all'ascolto. La carbonara è assolutamente... quella è successiva alla seconda guerra mondiale. Ma tutte le marobe, no? Il guanciale, la ricotta salata, il pecorino, cazzate. Sono tutte fisime recenti. No, nel senso, la prima ricetta della carbonara viene pubblicata a Chicago nel 1952. Poi arriva in Italia e fra l'altro è completamente diversa da come la mangiamo adesso. Però lei mi sta dando una notizia allucinante. Sono un po' sconfortata. Però posso dirla bene, nel senso, alla fine la carbonara buona si mangia a Roma, mica a Chicago, ovviamente. Secondo me, almeno. Spero. Ma anche ci vediamo un attimo un mito della cultura italiana a proposito di italianità? Un americano a Roma, guardiamoci un attimo questa cosa. Maccheroni, non ce ne ti distruggo se maccheroni. Che mi guardi con quella faccia intrepida? Mi sembri un verme, maccheroni. Questa è roba da americani, vedi? Yogurt, marrata, mostarda, roba sana, sostanziosa. Maccheroni. Mazza e zuzzeria. Gli americani, maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Questo non l'ha mangiato. Guarda, questa... Questo è tutto. Questa è ammazzata nei cimici. E che bellate. Ecco, allora, a parte ovviamente un immenso Alberto Sordi, però quindi c'è... Guarda, intanto questo è un film del 54 che ha già incorporato la cultura che ci arriva dagli Stati Uniti, perché fondamentalmente lui... Un americano sogna a Roma, di, certo. Però guarda, ad esempio, lui chiama quelli che noi oggi chiameremo spaghetti, chiama maccheroni, perché maccheroni è il nome generico della pasta. Se, l'anno dopo la Disney fa Lilli e il vagabondo. E se vi ricordate la scena famosa dei due cani che si baciano con gli spaghetti meatballs, che sono un piatto italo-americano fondamentalmente, e lì però si chiamano spaghetti, anzi addirittura sono scritti spaghetti perché la G è dura, quindi se andate a vedere c'è questa cosa. Ecco, quindi noi non li chiamiamo spaghetti e invece loro sì. Spaghetti. Sì. A proposito di, appunto, c'è Sordi che a un certo punto dice mi bevo anche il mio vino, anche sul vino e sui vigneti c'è una storia interessante per quanto riguarda l'America. Quella sia nel bene che nel male. In realtà, cioè a un certo punto dall'America arrivano le famose pesti americane, l'oidio, la peronospera, la fillossera, che distruggono i vigneti europei, perché i nostri vigneti fondamentalmente non erano abituati a combattere con questi parassiti che arrivavano dall'America, e quindi rischia di sparire il vino in Europa completamente, ma viene salvato dai famosi innesti americani, perché appunto queste radici che resistono a questi parassiti e che salvano la viticoltura. Quindi nel bene e nel male il vino è prima minacciato e poi anche cambiato, cioè salvato e cambiato, perché noi in realtà non sappiamo bene come sia il vino, come sia stato il vino prima di questa grande cambiamento. Io ve l'ho detto, che avrebbe fatto litigare la gente a casa, che adesso voi a casa state dicendo non è vero, è vero, non è vero. Però il prof insegna questo all'università e esatto. Quindi lui ha il ruolo che nessun altro di noi può avere. Senta prof, ma è vero che Carlo Magno è stato il primo turista enogastronomico della storia? Sì, così si racconta ovviamente noi italiani. Lui arriva in Italia nell'Ottocento per ricevere la corona imperiale da Papa Leone III. E fa tutto un viaggio che parte dalla Svizzera, dalla Valtellina, poi scende e incontra il Bitto, e quando arriva, trova il Bitto non ne può più fare a meno, fa scorte. Una settimana dopo gli portano il Castelmagno da Saluzzo e anche lì non può più fare nemmeno, quindi ormai sono sparite le... Però prof, siamo d'accordo che questa è cucina italiana, cioè la materia prima italiana che gli americani qua... Sì, è italiana, assolutamente italiana, il problema è che tutte queste storie sono inventate, cioè Carlo Magno di questi formaggi non ne ha assaggiato neanche uno. Non ne vinco una, Non metto mai in discussione la qualità, però la storia è inventata. Poi, essendo tedesco, appena arriva in pianura padana, fa la Via Emilia e ovviamente va subito in Romagna, come fanno tutti i tedeschi, e lì scopre altri, il ciauscolo, altri prodotti, che tutti sono inventati, perché in realtà non è vero niente. E invece è vera la storia degli americani, dei romani e dei loro aperitivi?
Ma anche quella, cioè i romani bevevano un vino che era di scarsissima qualità, molto denso e insomma e con anche dei saporacci, e quindi sostanzialmente lo dovevano allungare. Quindi se noi prendiamo vino con l'acqua e lo chiamiamo aperitivo o spritz, come lo chiameremo oggi, sì, l'hanno inventato i romani, però lo facevano anche i greci, lo facevano gli etruschi, quindi insomma lo facevano. Allungare il vino era una cosa che si faceva ed estate con la neve o con il ghiaccio, quindi... È un aperitivo. Quindi, da quello che ho capito, lei vuole, cioè, a Cesare quel che è di Cesare, sì. Nostro, così, cioè, per materie prime sì, ma per quanto riguarda le ricette, diciamo, sono... cioè, il problema è che dopo il boom economico la società e la cultura e l'economia italiana sono cambiate, quindi abbiamo avuto a disposizione prodotti che prima non avevamo. I supermercati, anche quelli ce li portano gli americani. No, vabbè, sul supermercato posso starci, sulla pomarola mi ha rovinato la serata, però... Se volete avere un buon discorso e avere ragione, cioè se siete uno di quelli che alle cene vuole buttare la bomba e poi dire... Carta canta. L'ho letto. Allora sappiate che potete comprare La Cucina Italiana Non Esiste, edito Mondadori, eccolo qua, di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, perché è una, l'avete scritto a quattro mani. Perché sono quelle cose che a cena vi fanno fare sicuramente dalla parte del provocatore, però magari anche aver ragione che non guasta. Allora, prof, vuole tirarci qualche altra brutta notizia per stasera o andiamo a posto così? Dipende da voi. Se volete, se avete domande, io ho brutte notizie per tutti. La lasagna? Beh, la lasagna, quella, sai che è una storia antica che potrebbe quasi arrivare dall'antica Roma. Allora, io, prof, ti do riappuntamento per tornare qua a rovinare la serata agli altri italiani che non ci stanno guardando questa sera. E parleremo degli altri piatti tipici italiani di cui noi ci la teniamo in tutto il mondo e non solo nostri.